giovani, a coloro che devono crescere, ma invece in realtà anche il mantenere appunto sempre questa fiamma accesa, questa voglia di fare, questa voglia di migliorarci, l'asticella che deve andare sempre più alta. Queste sono cose che ci rendono naturalmente tutti quanti partecipi di questo fantastico mondo. È per questo che ora io faccio anche una finta, perché in questo momento ci sta riprendendo, però probabilmente dovrà ricorrere appunto alla collaborazione di Alessandro Torre, per chi racconta il calcio in diretta. E allora intanto chiamo Andrea Curier, presidente dell'AIA, che premierà, vieni Andrea, premierà questa realtà. Al mondo del calcio dilettantistico veneto. Vengono riportati tutti i risultati delle varie categorie, i risultati del settore giovanile importantissimo. Il sito è in costante e continuo aggiornamento, al suo interno si trovano tutti i risultati, le classifiche, i commenti, le interviste video e tanto altro ancora. Fondatore e ideatore appunto di questo progetto è stato Giuseppe, presente il progetto dal 2007. Nel frattempo collaborano Antare, sono Michele Ropa, Gaetano Garbuglio e Claudio Corradi. È per questo che ormai è punto di riferimento per gli amanti del calcio dilettantistico. Perché ho detto Giuseppe? Perché da chi poteva dare appunto il nome se non Giuseppe a questo sito? Il Pippo Calcio! Questo campo di San Siro dove Pippo Inzaghi ha fatto grappoli di gol, ora invece il gol più bello lo fa il Pippo Calcio. Alessandro Torre, Polesello, oltre che Marco Lanza, ti faranno fare con il nuovo spot ancora più contratti.